Nina Zilli, come raggiungere il Teatro San Domenico per il concerto. I fan di Nina Zilli non vedono l'ora di accogliere la loro beniamina a crema, nella data zero del nuovo Modern Art Tour, che partirà il prossimo 13 ottobre. Come fare a raggiungere il Teatro San Domenico? Ecco alcune indicazioni utili. Come raggiungere il Teatro San Domenico di Crema? Nel cuore della città di Crema sorge il Teatro San Domenico, la prima tappa della data zero del nuovo tour di Nina Zilli. Come fare a raggiungerlo? Partiamo dai fan più lontani della cantante piacentina, che dovranno letteralmente volare per raggiungere la città lombarda. Gli aeroporti più vicini sono quello di Milano Linate, Milano Malpensa e Orio al Serio di Bergamo, da cui è possibile prendere un bus di raccordo fino a Pioltello Limito, prendere il treno per Treviglio e, infine, per Crema. Il tempo di percorrenza da Linate è, così, di circa 2 ore ed è il tragitto più breve, ma se non volete fare troppi cambi, potete salire sull'autobus, linea 73, ma aggiungendo un'ora al vostro percorso. Ancora un'altra soluzione? Prendere la navetta di raccordo da Milano Linate a Milano Centrale e salire sull'Il treno fino a Lodi, per poi imbarcarsi sul bus 307 e, dopo 3 ore totali, raggiungere Crema. Se invece deciderete di atterrare all'aeroporto Orio al Serio, basterà acquistare il biglietto per il bus da Bergamo a Crema, dopo aver raggiunto la fermata con la navetta aeroportuale. In tutto, 2 ore di viaggio. Ultima casistica, è il più lontano dei tre, ma se arrivate a Malpensa potrete prendere il treno che vi porterà fino a Lodi poi, ancora una volta. Potrete salire sul bus sopra citato per arrivare a destinazione dopo circa 180 minuti. Per quanto riguarda il viaggio in treno, Crema ha una sua fermata ferroviaria sulla via Treviglio-Cremona, dunque, per raggiungere la città lombarda, basterà recarsi alla stazione di Milano Centrale e salire sul treno per Treviglio. Da quella fermata, poi, scegliete il treno che vi porterà direttamente alla stazione di Crema. Ancora una possibilità, se, per esempio, arrivate da Bologna, potrete scendere a Fidenza e prendere la linea che vi porterà a Cremona da dove, come detto, ha inizio la linea per Treviglio su cui troverete la vostra fermata. Una volta arrivati in stazione, poi, è possibile raggiungere il Teatro San Domenico con una comoda passeggiata di circa 12 minuti, attraversando il centro storico della città fino a Piazza Trento e Trieste. Infine, se vi piace viaggiare in macchina, Crema è raggiungibile in un'ora da Milano, percorrendo la strada provinciale 415, mentre da sud basterà percorrere l'autostrada del Sole e uscire al casello di Piacenza Nord. A quel punto, seguite la via Emilia e la strada provinciale 591 in direzione via Quartierone. Nina Zilli in concerto, i fan non vedono l'ora. Ha stupito tutti con il singolo Mi hai fatto fare tardi e ora i fan non vedono l'ora di acclamare la loro beniamina dal vivo, nel suo nuovo tour che sta proprio per cominciare. La data zero, in effetti, è stata fissata per il 16 ottobre e partirà proprio da Crema, presso il Teatro San Domenico. L'evento sarà una vera chicca, a cui seguiranno altre date, una vicina all'altra, prima di riprendere gli impegni televisivi che, finora, l'hanno vista come splendida giudice al Italia's Got Talent. Il 14 ottobre sarà a Cesena, Vidya Club, il 18 a Milano, Alcatraz, mentre il 19 farà tappa a Torino, Hiroshima Mon Amour.
Nina proseguirà il tour il 27 ottobre a Roncade in provincia di Treviso, New Age, il 3 novembre a Firenze, Viper Club, il 4 novembre a Roma, Atlantico, e l'11 novembre a Fontaneto d'Agogna, in provincia di Novara. Phenomenon. Infine, arriverà in provincia di Modena, a Nonantola, Vox, il 17 novembre, il 18 sarà a Brescia Latte più Live, e, finalmente, in viaggio verso sud. Il 24 novembre toccherà a Napoli, Casa della Musica, il 25 Maglie, a Lecce, Industrie Musicali, e, per l'ultima tappa, il 26 novembre sarà a Bari, precisamente a Modugno, De Modè.